cosa che più mi colpisce è proprio questa linea narrativa, appunto, che contrappone macchine ed esseri umani sul terreno poi più delicato, in qualche modo, dei servizi e dell'ambito produttivo, che è quella della salute e della sanità. Io cerco di contrapporre a questa tendenza, che a mio parere è anche opportunistica, perché in qualche modo vengono passati più facilmente certi messaggi al grande pubblico quando si crea una contrapposizione quasi di affinità cinematografica, nel mio piccolo, cioè proprio ponendo l'attenzione sul fatto che le tecnologie informatiche e l'intelligenza artificiale non sono altro che tecnologie, dei dispositivi, e come tali devono essere valutati secondo i criteri di prudenza e di rigore scientifico che di solito non risparmiamo a tutte le altre tecnologie che in qualche modo permettiamo di avere un impatto sulla salute e sulla cura dei malati. L'automazione, la tecnologia permea in maniera molto profonda moltissimi settori produttivi e la sanità, la salute non fa eccezione. L'intelligenza artificiale si inserisce in questo contesto a grande automazione della nostra società, introducendo però un aiuto cognitivo, cioè un insieme di suggerimenti, di raccomandazioni che possono in qualche modo costituire una scorciatoia per l'esperto. Le scorciatoie effettivamente rendono il percorso più veloce, più breve, però al contempo tolgono anche chilometri, passi alle persone. E quindi il rischio è proprio quello di avere una società molto automatizzata, dove le cose vengono anche efficientate come ci si aspetta dalla tecnologia, questo è il motivo per cui investiamo in tecnologia, in sicurezza, però d'altro canto adesso abbiamo un elemento in questo mosaico molto complesso che potrebbe renderci la vita troppo facile e quindi portare a dei fenomeni di dequalificazione e in qualche modo di dimenticanza di quelle che sono le capacità più importanti poi di un medico, che sa per leggere un fenomeno complesso che gli sta davanti, il paziente, e saper prendere in mano la situazione quando effettivamente le cose non vanno come previsto. In altri campi, vicini a quelli della salute, della sanità, come l'aeronautica, l'avionica, dove effettivamente si è riscontrato che i piloti d'aereo, quando sono supportati da una tecnologia assolutamente capace di compiere tutte le singole operazioni che anche un pilota sa fare, in realtà si osserva una maggiore difficoltà dell'operatore a sentirsi coinvolto e quindi a prendere il controllo della situazione qualora qualcosa non funzioni, perché bisogna ricordarsi che le tecnologie anche più affidabili possono sempre avere un momento in cui per qualsiasi motivo non funzionano come ci aspettiamo. È proprio in quei momenti che il savoir-faire, il know-how delle persone può salvare le vite di tante altre. Quindi in qualche modo, anche se è un fenomeno che adesso possiamo solo prevedere, a mio parere dovremmo andarci molto cauti e dovremmo avere un atteggiamento molto prudente nella valutazione di questo possibile rischio, perché per me è uno dei più gravi. Abbiamo un modo di intendere la medicina ora che fa affidamento molto sulla capacità degli esseri umani di introiettare nozioni, conoscenze, di diventare esperti lungo una traiettoria di apprendimento lunga e faticosa. Queste tecnologie possono accorciare queste dinamiche, quindi renderci la vita più facile, ma in un certo senso, se evitiamo di andare in palestra per metterci in forma, non possiamo poi pensare di essere in grado di correre la maratona se mai ce ne fosse bisogno. L'intelligenza artificiale comunque è una tecnologia e come tale deve essere valutata al pari di tutti gli altri dispositivi medici, di tutte le altre tecnologie a presidio e supporto della pratica medica. Quindi in un certo senso abbiamo già un campionario di tecniche, metodi che sono adeguati a capire, a valutare la efficacia reale, pragmatica delle tecnologie informatiche in ambito sanitario. Abbiamo gli studi randomizzati controllati, abbiamo gli studi osservazionali, abbiamo tutta una serie di metodi che ci permettono di capire se effettivamente l'impiego di queste tecnologie hanno un impatto positivo nella pratica medica e soprattutto in termini di esiti, cioè se fanno effettivamente morire meno e fanno produrre meno complicanze e minore morbilità ai pazienti curati. Quindi in un certo senso siamo perfettamente pronti e preparati ad applicare questi metodi, ma dobbiamo pensarci, non considerando l'intelligenza artificiale un'eccezione o una tecnologia che non deve essere valutata secondo questi criteri.